immersa tra il verde dei secolari boschi dei Monti Cimini, nelle terre etrusche di Tuscia, si trova una delle più splendide e suggestive cittadine del Viterbese, Soriano nel Cimino. L'unicità della sua meravigliosa posizione, la storia, le tradizioni, la squisita ospitalità e soprattutto la bellezza della natura che la circonda ne fanno una delle località di soggiorno estivo più apprezzate del Lazio. Armoniosa e a volte severa, Soriano, cittadina di origini etrusco-romane, conserva ancora oggi antichi tesori architettonici ed artistici che testimoniano di una storia e di una cultura millenaria. Qui tutto si fonde con la straordinaria dolcezza dei paesaggi naturali e in questa terra magica l'autunno, la stagione dei mille colori, annuncia la raccolta delle castagne. Fra questi freschi e ombrosi boschi, dove amò passeggiare e comporre, per alcuni anni, anche il grande drammaturgo, scrittore e poeta Luigi Pirandello, la castagna, un tempo il pane dei poveri, è oggi il frutto regina a cui Soriano nel Cimino dedica una grandiosa festa che affonda le sue radici nei secoli passati, la Sagra delle Castagne. Il sindaco Fabio Menicacci consegna il padre della 49ª edizione della Sagra delle Castagne 2016 al presidente della nobile Contrada Trinità, Piero Nicolante. La leggenda narra che ad accorgersi dell'avvicinarsi dei mercenari vignanellesi fosse stata una vecchietta abitante sulla collina della Bastia e che, nottetempo, avesse visto agitarsi una fiaccola sulla sommità del merlo maschio del castello. La storia e la leggenda iniziano da qui. Ecco prender via il grandioso corteo storico, Soriano e i suoi rioni, che vede sfilare nella piazza centrale e per le vie dell'antica cittadina dei Cimini oltre 500 figuranti in stupendi abiti medievali e rinascimentali. Sì.
La Contrada Rocca è la più antica di Soriano. La sua nascita si fa risalire al 1084, anno in cui il pontefice Gregorio VII vi avrebbe fatto costruire un primo piccolo castello. Il 6 dicembre 1250 venne a rifugiarsi in una casupola di Rione l'adolescente Rosa di Viterbo, esiliata dalla sua città dalla fazione ghibellina di Federico II. Nel 1277 è Papa Nicolò III Orsini a voler erigere sul colle la sua residenza estiva, che fu completata nel 1280, anno della sua morte. Qui approvò la regola francescana ed il castello iniziò ad inoltrarsi nella storia fino ai nostri giorni, vedendo nobili, papi, principi passando di mano in mano, di stato in stato, fino al 1870, anno in cui passò all'Italia Unita, che ne fece una prigione. Oggi, nobile, austero, trionfa dall'alto dei suoi 500 metri di altitudine, dominando la vallata come una giusta corona di un paesaggio unico ed ineffabile. Aspetta,
coscienza, civile rispetto, dirittura morale e regolamentazione della vita cittadina, che da ora innanzi prenderà il nome di Statuto Comunale di Soriano nel Cimino, con sigillo papale di Sua Santità Papa Nicolò V. Giuro innanzi a Dio, ai patroni San Nicola di Bari e San Teodizio di Ferento, a tutto il popolo, la mia obbedienza ai principi dello Statuto. Prima parte, De Regimini. Seconda, Civium. Terza, Maliciorum. Quarta, Extraordinariorum. Quinta, Dannorum Datorum. Dapprima nucleo decentrato, la nobile contrada Papacqua, i cui colori caratteristici sono il verde e il rosso, conobbe il suo massimo splendore nella seconda metà del XVI secolo. Con l'arrivo nel 1561 del cardinale Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, la vita del borgo di Soriano acquistò notevole impulso. I Madruzzo restaurarono il maestoso castello Orsini e soprattutto fecero realizzare lo stupendo e monumentale gruppo scultoreo della Fonte di Papacqua, facendovi erigere accanto, su progetto dell'architetto perugino Ottaviano Schiratti, una splendida residenza estiva, che oggi porta il nome di Palazzo Albani Chigi.
Nel 1573 Soriano passò agli Alton e da questi, in seguito, passò alla famiglia Albani. Nel 1715 lo acquistò infatti il cardinale Carlo Albani, che diede al borgo ricchezza e lustro, costruendo opere monumentali, ristrutturando chiese e soprattutto ampliando ed arricchendo lo stupendo Palazzo Albani Chigi. Dopo la morte del cardinale Albani, Soriano venne concesso come bene dotale ai principi Chigi. Le vicende di Soriano si intrecciarono per decenni con le vicende delle nobili famiglie degli Albani e dei Chigi, che innalzarono i loro stemmi su tutti i più importanti monumenti del borgo. Sempre il Rione Papacqua della persona dell'arciere. Io inviterei il capitano Federico Lombardi, comandante della compagnia Carabinieri, a dare il premio all'arciere di Papacqua Nicola Montecchi. Ecco qua, vincitore della gara degli arcieri.
La Trinità prende il nome da due chiese agostiniane. La prima risale al 1200, fu più volte visitata da Niccolò III Orsini, fu ampliata ed abbellita nel 1500 ed il cardinale Egidio da Viterbo l'arricchì con una pregevolissima immagine di Madonna su tavola del 1300. La contrada, i cui colori sono il rosso cardinale ed il giallo ocra, per dimostrare affetto alla sua famosa, leggendaria contradaiola, la vecchietta del Carnaiolo, allestisce un carro allegorico a lei ispirato. Inoltre, per ricordare festosamente gli avvenimenti storici del 1489, ha dato vita al gruppo degli sbandieratori di Soriano. Pirites, armi a terra! A me le armi! La manchela sincera, il filo acciaro afferra e accelli innalza a saldare le magistrature e lo popolo tutto in nome della nobile contrada Trinità. Milites, saluto! Politici e capi famiglia entrano nell'ordine, a seguito del confalone, il sindaco, rappresentante del governo supremo cittadino. Le corporazioni delle arti e mestieri nascono come associazioni che riunivano gli appartenenti di una stessa categoria professionale. Presenti anche a Viterbo, le corporazioni controllavano anche i territori delle selve dei Cimini. La massima autorità riconosciuta da tutte le arti era il proconsolo. Entrano nell'ordine le sette corporazioni maggiori, arte dei giudici e dei notai. Giudice era colui che aveva il compito di sentenziare sui reati commessi nel borgo, notaio delle frodi, sovrintendente del mercato e delle merci ivi esposte, arte dei mercatanti, della quale facevano parte fra i tanti anche i fornai, gli apicoltori, i macellai e i venditori di uova. Arte del cambio, di cui facevano parte cambiatori, banchieri e tutti coloro che praticavano il deposito ed il credito locale o estero. Arte della lana, era una delle arti più potenti e sicuramente quella che contava il maggior numero di iscritti. Arte della seta, una delle più ricche delle corporazioni di arti e mestieri.
entrano per primi i padri agostiniani, guidati dal priore generale dell'ordine. Segue poi, difeso dalla sua scorta personale, il cardinale protettore dell'ordine agostiniano, Santa Lucia della Fratta, la Madonna del Carmine, Sant'Egidio e San Michele. Seguono poi le bizzoche della Tuscia, figure laiche annesse all'ordine agostiniano a seguito di una missiva papale di Bonifacio IX, emessa l'11 luglio 1399. Tra le opere maggiori riconosciute alle bizzoche, oltre alla carità e alla cura degli infermi, c'era la gestione e l'accudimento degli orfani. Chiude il corteo storico della nobile Contrada Trinità il gruppo della giostra medievale, con una rivisitazione allegorica degli antichi tornei. In testa al gruppo vi sono le virtù cardinali e teologali, figure allegoriche che simboleggiano i valori a cui gli atleti rispondevano gareggiando nei fastosi tornei. Entrano poi i protagonisti, l'arciere ed il cavaliere. Questi sono seguiti da dame che mettono in mostra le armi che all'epoca venivano utilizzate nelle rispettive gare di tiro con l'arco, tiro alla balestra e giostra a cavallo. La Contrada San Giorgio fu in origine soltanto un nucleo decentrato del più antico borgo serenese. Da molte strutture murarie delle vecchie case delle zone Concia e Moda appaiono evidenti i segni della loro appartenenza al Medioevo. Ma il cuore ideale della contrada, anche se distante varie centinaia di metri dall'abitato, è la celebre antichissima chiesa di San Giorgio, risalente ad un'epoca non facilmente databile. La contrada, i cui colori sono il rosso ed il celeste, è inserita nei festeggiamenti della Sacra delle Castagne, rievocando la leggendaria scena di San Giorgio che uccide il drago, così come effigiata all'interno della chiesa su un basso rilievo al di sopra dell'altare.
ti giunge lo pompalone di Santo Giorgio Cavalieri. Armeggiatori e bella compagnia, aste, bandiere, coperte e sonagli. De vermiglio la croce splendente dello santo che lo dragone uccise e la fede in domine Dio portò della terra della Civitate de Silene. Lo capitano migliore del mondo, donne virtute accompagnato, soene fortezza armata, temperanza che la spada porta, l'arciere che la contrada manna allo campo dei giochi ogni anno. Uomini di spettata bontade, persone posate, oneste, giudici, cavalieri, mercatanti, uomini di sapienza, femmine con figli e fantesche, dei ricchi colori vestuti, de vermiglio, de chermisino, de rosa fior di pesco, de piavo, azzurrino perso e de turchino, de panni tartareschi, de scarlatti, de panni de candido lino, con capelletti sullo capo e con guarnacche lunghe e rifinite. Posa equidagliente adornata e bella, ufficiali, cavalieri ben vestuti e foderati, di guarnacche, di tabarri e di mantelli, e di cappucci fini e smisurati, con vestimenta larghe e oneste, donzelli e donzelle, solennissimi messeri e donne assai. In questo tempo comincia la gente smisuratamente a mutare abito, sì de vestimenta, sì della persona. De lavoranti onesti, mastri de arti e mestieri, de fini colori, buoni pittori, iudei rigattieri e de pelli e de cuoro conciatori, con loro famiglie e garzoni, vini de lana, de lino o bambagia. Oh voi, amici miei, chiesa non vabbia mai né monistero, lasciate predicare i preti pazzi, che hanno assai bugie e poco vero. Sono i frati di Santo Benedetto, neri a modo de corvo, ma sapienti. Ave Maria, ave Maria, ave Maria.
carestia. Tagliente, domanda a Domine Dio pietate e de passare la carestia e promette una chiesa, si la fame passata fosse. Lo buono e cortese Dio, voi se che la carestia passava. Sono le buste che decretano il vincitore della miglior pietanza per quanto riguarda la cena storica, la miglior cena storica e il premio dell'addobbo. E poi i giudici che, come dicevo, stanno in mezzo al pubblico, stanno provvedendo a stilare la classifica per il miglior corteo e tra un po' il presidente Antonio Tempesta andrà a ritirare la busta. 49esima saga delle castagne, miglior pietanza storica. Vince il Rione San Giorgio. Secondo classificato il Rione Rocca, terzo Contrada della Trinità. Allora, 49esima Sagra delle Castagne, cena storica, vince Rione Rocca. Diamo anche i premi, naturalmente. Allora, premiare la migliore pietanza, l'amministratore delegato dell'1+, Maurizio Motta.
E invece premia per la miglior cena storica il sindaco di Soriano nel Cimino e consegna il premio al, quando riusciremo, al presidente del Rione Rocca, Pompeo Erasmi. Procediamo ora all'apertura della busta per il premio dell'addobbo. Premio addobbo. Il livello era molto alto e la festa di Soriano si avvia ad entrare nel novero delle più belle rievocazioni d'Italia. È questo che ha decretato la vittoria del Rione San Giorgio. Premia il presidente del Rione San Giorgio, l'ambasciatore d'Egitto, spero di leggere bene il cognome, Elmi. Yes, I just want to congratulate all of you and the city of Soriano and the governor of Soriano for this wonderful national day and wonderful parade. And I'm coming from a very close country to you, which is Egypt, and I hope that we can see more and more engagement and cooperation and understanding between our, yeah, let's say, between our two countries. And I'm delighted to be here today. And it is a beautiful event that you have such a wonderful people participating and showing their culture and showing their keenness to express the values of Soriano. And I am really delighted to be here, and congratulations and best of luck to each and every one of you. Thank you very much. Allora lui dice che questo è il giorno della festa nazionale di Soriano, è un paese, è una città stupenda che lui conosce per la prima volta. Auguro a voi mille anni di ricchezza, di prosperità, di fortuna. Ha visto il vostro panorama di mille anni di storia meravigliosa, vi auguro ancora altri mille anni, perché l'Egitto è un paese che ha 7000 anni di storia. Allora loro ragionano in maniera di migliaia di anni, di più o di meno. Ha visto mille anni, vi auguro altri mille anni, perché dice che il mare Mediterraneo non ci divide ma ci unisce. Bellissime parole da parte dell'ambasciatore, grazie. Ed ora diamo lettura della classifica del corteo storico, la daremo così, nuda e cruda. Allora, c'è pochissimi, naturalmente pochissimi punti di distacco, perché i quattro rioni si sono veramente superati quest'anno per questa gara del corteo storico, tutti e quattro bellissimi, però i giudici alla fine hanno dato un punteggio e vede il rione vincitore, ed è il rione Papacqua. Consegna il premio il presidente del COST Agostino Puntuale al presidente del rione Papacqua Damaso Mantovani. Perfetto.